Neanche un filo d'erba, ma solo terra con tanto di impianto di irrigazione automatizzato. Ci si aspetterebbe qualcosa di diverso dal verde pubblico urbano, eppure in Piazza Santo Spirito la situazione è questa, con tanto di cartello che invita a non calpestare le aiuole. Sì, ma quali, verrebbe da dire? Erano state inaugurate ad aprile del 2012, ora sono solo un vago ricordo. Qualche fazzoletto di terra delimitato da cordoli di legno, rose quasi secche e radici di alberi che spuntano fuori. Per me è bruttissimo. Quando l'hanno fatta era splendida, veramente bella. Però come c'è molte persone che portano un cane lì a fare il suo bisogno, allora è cominciato a morire tutto. Anche le persone che dormono sopra, tutto questo. A me dispiace perché era veramente splendida appena fatta. La piazza fa parte di uno dei tasselli della città, come altri che non hanno grande cura. Ma insomma non si ricerca nemmeno di trovare una soluzione a questo, perché tanto da una parte uno dice non ci sono i soldi o i soldi li dobbiamo mettere in altre cose eccetera, quindi è un pochino, però il fatto resta, effettivamente forse varrebbe la pena tenerla meglio questa città. Ogni anno sempre peggio. Nessuno fa nulla, a volte voglio farle qualcosa anch'io, cioè, mi piace il giardinaggio, ma comunque, vabbè.